Carissimi amici, mi permetto anche stavolta di saltare la consueta lettura del testo sul silenzio del cardinale Sarà per parlarvi di qualcosa che comunque col silenzio c'entra e come. Se devo dare un titolo a questa nostra conversazione, la intitolo come il famoso film Il silenzio degli innocenti. Ma nel film era l'ossessione che accompagnava dall'infanzia la protagonista e riguardava la scena straziante degli agnellini destinati alla macellazione che belavano disperati e cui da piccola aveva assistito. Qui oggi è l'ossessione che ti prende quando leggi le cose che adesso poi leggo a voi e che chiariscono il quadro desolante della sanità inglese in cui si inserisce l'ormai noto caso del bambino Alfie Evans. Si può tacere di fronte a questa macellazione umana, perché bisogna proprio chiamarla così. È in fondo un mistero orrendo, che solo alla luce dell'agnello di Dio condotto al macello per noi sulla croce, trova una spiegazione e soprattutto una possibilità di redenzione. E infatti solo l'agnello come immolato dell'Apocalisse 5, che può aprire i sigilli della storia umana e svelarne da una parte tutta la terribile drammaticità, sino a quelle che sempre l'Apocalisse chiama le profondità di Satana, ma dall'altra anche offrire a questa storia un cammino di possibile pentimento, conversione e salvezza. Vi leggo adesso la singola storia di un bambino fatto a pezzi nell'ospedale Alder Hey, quello dove è ricoverato Alfie Evans, ma è analogamente la storia di mille bambini non nati o morti sotto i ferri o cose simili, difficile anche capire, provenienti da vari ospedali e i cui resti sono stati scoperti nella cantina dell'Istituto di Salute Infantile dell'Università di Liverpool. Uno scandalo enorme, iniziato nel 1988 e terminato nel 1995, che dimostra la logica perversa con cui operavano, ma temo che ancora oggi, più nascostamente, più subdolamente, meno apparentemente, operano gli ospedali inglesi, a servizio, tra le altre cose, di certe importanti case farmaceutiche o cosmetiche, che sovvenzionano la ricerca e usano parti dei feti, o dei bambini appena nati, smembrati, per produrre creme di bellezza o medicinali per loro ricerche particolari e così via. Esiste comunque una voce di Wikipedia, Elder Hey Organ Scandal, dove questa vicenda, iniziata appunto nel 1988, è narrata dettagliatamente. Ascoltiamo adesso la storia di cui dicevo sopra, narrata dalla mamma del bambino in questione. Mio figlio fatto a pezzi nell'ospedale di Liverpool. Ho visto i suoi organi sezionati in tre contenitori bianchi, il cuore, il cervello, il fegato, i reni. Mio figlio Marcello era stato fatto a pezzi, l'ho scoperto 8 anni dopo. Aveva 20 giorni quando è morto sotto i ferri all'ospedale Elder Hey di Liverpool. Tracy Lutyan ha perso Marcello nel 1992. Solo pochi mesi fa ha saputo che il suo corpo era stato svuotato di tutti gli organi, fatto a pezzi, scopo ricerca scientifica o chissà che altro. Era una delle migliaia di mamme e papà inglesi coinvolti nello scandalo scoppiato l'autunno scorso in Inghilterra. Organi di bimbi prelevati senza il consenso dei genitori. Tracy racconta, fermandosi di tanto in tanto per riprendere fiato. Marcello era il mio terzo figlio. È nato il 21 agosto 1992. Vivevo a Modena con mio marito Franco, che è italiano e ha una ditta di trasporti. Ma per avere il bambino sono tornata dai miei a Liverpool. Anche gli altri due erano nati in Inghilterra. 10 giorni dopo la nascita respirava male e mi hanno consigliato di portarlo all'Elder Hey. Mi avevano detto che era il migliore. A 20 giorni lo hanno operato al cuore, era il 10 settembre. È morto sotto i ferri. Gli
Il coroner ha ordinato l'autopsia, visto che era morto durante l'operazione. Ero preparata, non avevano bisogno di chiedere il mio consenso. Ma nel certificato post mortem, che ho visto soltanto adesso, non c'era scritto nulla di quello che avrebbero fatto dopo. Per questo sì che c'era bisogno del mio permesso. Marcello è stato svuotato di tutti i suoi organi. Il cuore, il cervello, il fegato, i reni, lo stomaco, l'intestino e forse anche la lingua sono conservati negli scantinati dell'ospedale. I suoi organi riproduttivi non si trovano più spariti. È cominciato tutto nel settembre 1999, quando in televisione ho sentito parlare dell'inchiesta che aveva investito l'ospedale pediatrico di Bristol, anch'esso coinvolto nel caso. Ho chiamato l'Elderei, volevo sapere se ero anch'io fra i genitori di questi bambini fatti a pezzi. Mi hanno risposto: cercheremo. Dopo 2 giorni mi hanno richiamata: signora, purtroppo il cuore di suo figlio è qui in ospedale. Ho chiesto di incontrare i dottori che avevano operato mio figlio. Dicevano di non sapere niente. Sono tornata a casa. Sono passati pochi giorni, mi hanno richiamata. Abbiamo trovato anche il cervello di suo figlio, ci dispiace. È andata avanti così per giorni, avevano tutto di Marcello, il fegato, i reni, lo stomaco, l'intestino. Allora sono tornato in ospedale, ho chiesto di vedere gli organi di Marcello, uno per uno. Hanno fatto resistenza. Alla fine hanno dovuto cedere. Mi hanno portato 3 contenitori bianchi. Nessuno degli organi era intero, erano fatti a pezzetti. Dove sono le ricerche che avete fatto su mio figlio? Voglio vederle. La risposta fu: noi non abbiamo niente. Il 23 dicembre 1999 è arrivato mio marito dall'Italia e abbiamo diseppellito Marcello. Non potendo aprire la bara, abbiamo messo gli organi sopra. Franco era con me, anche se ora siamo separati e lui è in Italia. Aveva sempre detto che c'era qualcosa di strano nella morte di nostro figlio. In marzo ho chiesto all'ospedale una lista esatta di quello che avevano preso. C'erano anche gli organi riproduttivi, che io però non avevo visto nei contenitori che avevamo seppellito. Mi hanno detto che forse erano nei quadretti di cera. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che prima di restituirmi gli organi ne avevano preso qualche pezzettino. Dopo 2 settimane sono andata a vedere i quadretti di cera. Hanno rovesciato una borsa marrone su un tavolo. Dentro c'erano 24 quadretti della grandezza delle tessere del domino. Erano pezzi di cervello, di cuore. Io non capivo cos'erano e nemmeno loro. Dicevano: è la prassi, una parte di suo figlio deve rimanere qui. Nel frattempo eravamo diventati tanti a chiedere conto dei pezzi dei nostri figli, più di 1.000. E abbiamo scoperto che non era soltanto il patologo olandese Van Velzen andato via dall'Elderij nel 1995 a espiantare gli organi. Prima di lui ce n'erano stati altri e la prassi continua anche ora. Ne abbiamo viste tante di quelle borse marroni che abbiamo fatto portare via dall'ospedale. Ora sono negli studi degli avvocati dello stesso ospedale, piene di pezzettini di organi sotto cera. Intanto abbiamo saputo che uno dei direttori dell'ospedale, Frank Taylor, e la sua vice Hillary Rawlins erano stati licenziati, che il chirurgo che aveva operato mio figlio era sotto inchiesta da 3 anni per incapacità professionale. E la storia è andata avanti. Negli scantinati dell'ospedale c'erano lingue e trachee. I cadaveri dei bambini arrivavano anche da altri ospedali per svuotarli di tutto. E tutto questo sempre senza chiedere nessun consenso a noi, ai genitori. Tutto illegale. Penso che questo sia soltanto all'inizio. All'ospedale non parlano più per via dell'inchiesta in corso. Noi pensiamo ad un traffico di soldi. Credo che gli organi dei nostri figli venissero venduti all'industria dei cosmetici, o forse per i trapianti, anche se non nel mio caso. Noi per ora vogliamo soltanto sapere la verità.
stiamo facendo una battaglia per rendere più esplicite le norme di legge in questi casi. Alla luce di quanto vi ho narrato, termino dicendo che corre voce, evidentemente da verificare, che vi sono gravi indizi che l'Elderay, nel caso di Alfie, stia nascondendo qualcosa di grosso. Un'infermiera dell'ospedale dove è ricoverato il piccolo ha detto che una grande società farmaceutica ha pagato milioni di sterline all'ospedale per fare esperimenti sul piccolo Alfie, che ha una malattia neurologica degenerativa rara, non sono neanche riusciti a diagnosticarla. Ha aggiunto che adesso, dopo un anno di esperimenti, bisognerebbe fare l'autopsia sul corpicino del piccolo per chiudere gli esperimenti e tirare le somme. E questo sarebbe il motivo per cui stanno facendo di tutto per farlo morire senza neanche le cure minime che si darebbero a qualunque malato terminale. Quest'ultima notizia non è ufficiale, pare l'infermiera sia stata messa a tacere in malo modo, ma secondo molti spiegherebbe il perché dell'accanimento di medici e autorità nei confronti del piccolo. Molti sottolineano che le voci di qui sopra sarebbero credibili, perché se il problema di interrompere le cure al piccolo fosse legato solo a questione di costi, che il servizio sanitario pubblico non può più sostenere, avrebbero lasciato partire per Roma, evitando così sia i costi che le critiche che stanno loro arrivando da tutto il mondo. Comunque sia, nella cosiddetta civile Inghilterra accadono cose che testimoniano una regressione umana atroce, e diciamola tutta, addirittura di matrice satanica e diabolica. È una logica che ormai serpeggia ovunque. Non si può spiegare diversamente un accanimento tale su un bambino come Alfie, su tutti quelli indifesi come lui che lo hanno preceduto. Come dicevo all'inizio, una vera e propria strage degli innocenti. Cosa fare? Certamente essere informati, informarsi, non lasciar cadere cose così gravi e importanti che ci toccano tutti, non sono per niente lontane, potrebbero capitare tra un po', o magari capitano già, speriamo di no, qui da noi in Italia. E poi pregare, pregare tanto, e battersi con tutti i mezzi perché una tale logica di morte sia denunciata e per quanto possibile arrestata e sconfitta. L'agnello come immolato nell'Apocalisse è anche il leone della tribù di Giuda. Facciamone ascoltare il ruggito. Vi auguro buonanotte a tutti, ma c'è poco anche da dormire, sinceramente. Al prossimo incontro, carissimi amici.